La paz del Señor sea con ustedes. Buongiorno e buon giovedì a tutti quanti. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Mandiamo il messaggio. Buongiorno. Tutto il mondo che questo giorno bene, miei cari, nella grazia, vogliamo dedicare questo tempo alla preghiera, se vi è possibile, chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Alleluia. Gloria a te, Padre. Grazie, mio Dio. Padre Celeste, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Ancora grazie per la grande gioia, per il grande amore che tu nutri per noi e per la gioia che ci mette nei nostri cuori di poter stare sempre più vicini a te. Questa è una grande consapevolezza, Signore, che possiamo veramente rimanere innestati in quell'albero della vita che sei tu attraverso Gesù. Grazie Padre, ancora benedici tutti i nostri familiari, benedici ancora tutti i bisognosi, gli ammalati, i carcerati, le vedove, ancora gli anziani e ancora quelli che in questo momento ti stanno cercando e non sanno a chi rivolgersi. Manda il tuo angelo, Signore, a indirizzarli verso di te, Signore. Grazie, Signore, benedici ancora tutta l'umanità, fai che possa veramente ancora questa temperatura qui in Germania dove siamo e in tutto il mondo riscaldare
perché in questo momento c'è troppo freddo. Signore, benedice ancora la nostra salute, che possa questa influenza scaricare. Ti ringraziamo, Signore, per questa gioia, per questo amore che tu ci nutri. Nonostante siamo ammalati, Signore, pensiamo sempre al tuo popolo che è diventato la nostra famiglia, Signore. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Come ben vedete, purtroppo anche io sono ammalato. Per favore, vogliamo pregare gli uni gli altri. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Vi abbraccio come faccio sempre. E un bacio a tutti. Preghiamo gli uni per gli altri, perché così solo possiamo uscire da questo problema. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Pace del Signore, fratello Angelo, di cuore.